voluto convocare una conferenza stampa con altre motivazioni. Come tutti sapete, ancora non abbiamo avuto il piacere o anche il dispiacere di fare un'analisi del voto successiva, un risultato politico importante con purtroppo una sconfitta elettorale alla quinta circoscrizione e un'affermazione importante alla quarta. Come sapete, contro la struttura e l'apparato dei partiti del centro-sinistra che hanno in particolare il Partito Democratico non candidato due presidenti uscenti, che sono stati costretti a presentare una lista civica, adesso Messina, poi sostenuta ulteriormente dalla lista Cambiamo Messina al Basso di Renato Accorinti, che colgo nuovamente l'occasione per ringraziare per il sostegno comunque che ci ha dato in quella competizione elettorale. Avremmo voluto parlare di un quartiere centrale che ha in maniera forte voluto contrastare con la sanzione del voto questi metodi che noi da tempo biasimiamo all'interno del Partito Democratico. Avremmo voluto comunque rivendicare la quasi vittoria elettorale di Alessandro nel regno elettorale del Partito Democratico, in particolare dell'onorevole Genovese, che per soli 37 voti, purtroppo Alessandro, ma questo è oggetto di discussione anche interna e di eventuali, anche Alessandro lo ha annunciato, stiamo valutando anche su questo la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, perché come dire, ci sono incongruenze su quello che sono stati i dati che abbiamo raccolto con i nostri rappresentanti di lista durante la notte elettorale, quello che poi effettivamente è stato lo spoglio ufficiale, oltre chiaramente, qualcuno lo avrà notato tra voi addetti ai lavori, la proclamazione a nostro avviso assolutamente errata di una serie di consiglieri che non si sa quale metodo sia stato utilizzato per poter attribuire alcuni seggi. Non si comprenderebbe onestamente come siano stati attribuiti in quella circoscrizione, per cui avremmo voluto parlare di tutto questo, lo avremmo voluto fare anche in magari qualche giorno addietro. Ci siamo invece dovuti riunire oggi qui per parlare d'altro, con rinnovata amarezza nella nuova e voluta esclusione di alcune sensibilità di dirigenti del Partito Democratico. Io sono tra questi, Alessandro è tra questi, Filippo Cangemi è tra questi, che assumono la conoscenza di un'iniziativa politica legittima del Partito Democratico, di un leader del Partito Democratico nazionale, che però prima di tutto è anche il nostro capo corrente, che viene a sostegno del candidato del centro-sinistra. Ecco, io non ci vedo nulla di male in tutto questo. Quello che chiaramente ci lascia basiti sono le modalità con cui questo è avvenuto. La pressione chiaramente del segretario nazionale e di quello regionale nei confronti di Matteo Renzi per la venuta in Sicilia di alcuni ballottaggi. Sapete che a Siracusa c'è un candidato renziano che affronta la competizione elettorale di domenica, è stata molto forte. Noi conoscevamo la possibilità che Renzi venisse in Sicilia, in particolare a sostenere il candidato Garrotto di Siracusa,
e abbiamo appreso ieri alle 18.30 circa dagli organi di informazione che Renzi sarebbe anche venuto a Messina. Questo, come dire, è la sintesi di una volontà di escludere anche in questa occasione l'area a cui noi apparteniamo, a Messina quantomeno, dalle scelte del Partito Democratico in questa città. Noi in questa occasione ci vogliamo rivolgere pubblicamente ai nostri sostenitori, ai nostri amici che in questi mesi, in questi 8 mesi ci hanno accompagnato, ci hanno sorretto nel raggiungimento di obiettivi che a volte ci hanno visto sconfitti, a volte vincitori, ma che è evidente a tutti, sono aumentati giorno dopo giorno e adesso sono stati evidentemente migliaia di persone. Ci vogliamo rivolgere a quegli amici che non comprendono quanto sia avvenuto in questi passaggi hanno una valenza romana e che devo dire è difficile, questi passaggi sono difficili da comprendere anche per noi che qui magari la politica è dentro il Partito Democratico, la viviamo ogni giorno e per cui dovrebbe essere almeno per noi più semplice comprendere cosa sia avvenuto. La reale verità è che continua una ritorsione personale e politica nei confronti, ribadisco, di persone che hanno la fortuna di essere autonomi, hanno la volontà di essere liberi e di dire sempre quello che pensano, magari sbagliando, soprattutto di dire quello che pensano delle cose che non vanno, soprattutto guardando prima di tutto noi stessi ed il partito di cui siamo iscritti, militanti, dirigenti. Ecco, forse questo può dare fastidio a qualcuno, ma noi questa libertà e la nostra dignità non l'abbiamo svenduta prima e non la svendiamo adesso. Ciccio Cidato, faremo anche un'analisi del voto ovviamente, perché la concitazione successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali mortifica anche il lavoro, non soltanto mio e di Ciccio, che abbiamo prestato tanto la faccia a un progetto che percorre sulle nostre gambe e sulle gambe di tanti militanti da mesi ormai le strade di queste due circoscrizioni e della città, impegnati personalmente con Ciccio e prima con me e alle parlamentari e poi con le primarie amministrative, come parte essenziale di una componente essenziale di questo partito che fino ad oggi non è stata mai trattata bene, ma non siamo qui a recriminare. Sapevamo a cosa andavamo incontro quando abbiamo fatto queste scelte, sapevamo che non ci sarebbe stato riconosciuto nulla perché abbiamo avuto il coraggio di puntare il dito contro il re e dire che il re è nudo. Continueremo a farlo, vogliamo rassicurare i nostri elettori. Non abbiamo voluto Renzi qua a Messina, anzi facciamo un pubblico appello oggi affinché Matteo Renzi non venga a chiudere la campagna elettorale di Felice Calabrò, perché forse Matteo Renzi non sa che l'area Renzi a Messina è stata mortificata, estromessa dagli organismi dirigenti e le candidature che sono state fatte al Partito Democratico fino ad oggi sono state scelte nonostante l'area Renzi. Renzi venendo a Messina oggi avallerebbe questo modo di fare politica, che è il modo di fare politica del Partito Democratico che noi abbiamo combattuto e lui combatteva fino a qualche giorno fa. Siccome noi abbiamo fiducia in Renzi e crediamo che Renzi voglia combattere ancora questi metodi della pessima vecchia politica, chiediamo a lui di non fare questa brutta presenza a Messina per Felice Calabrò alla chiusura della campagna elettorale del centro-sinistra, perché è chiaro che prima che lui possa venire qui deve essere chiaro che le aree di questo partito hanno tutte uguale dignità e Renzi deve sapere che l'area Renzi a Messina, che noi abbiamo indegnamente rappresentato per questi mesi, ha camminato da sola fino a dover fare candidature contro il Partito Democratico, quello stesso Partito Democratico che fino alla settimana fa era bersaniano e che oggi invoca, mendica la presenza di Renzi a Messina perché evidentemente sente che le sorti elettorali non sono così positive come sempre. Ciò detto, noi facciamo un appello, lo ribadiamo e lo faremo avere all'area Renzi e a Renzi in persona questa sera.
non si metta nel gioco della politica messinese, perché entra in un terreno che lui evidentemente non ben conosce. Il Partito Democratico di Messina è tutto fuorché un partito aperto e contendibile. È un partito dove l'area Renzi è stata costantemente messa da parte, e lui venendo qui oggi a Messina, venerdì a Messina, avallerebbe la mortificazione di ciascuno di noi, la mortificazione dei militanti, la estromissione dalle cariche dirigenti e dalle candidature ufficiali del Partito Democratico, che è stata continuata a fare fino a oggi, fino a ieri, con la mia sconfitta, con la vittoria di Ciccio, che lo ricordiamo è al di fuori del Partito Democratico, come anche la mia. Oggi ci sembra quantomeno ipocrita dover appellare alla presenza di Renzi qua a Messina per cercare di dare su le sorti di una campagna elettorale difficile, come è chiaro che sia quella di un ballottaggio, di qualunque ballottaggio. Ma noi crediamo che la coerenza della militanza e la storia personale di ognuno di noi non possa sottacere questo gravissimo errore politico a cui Matteo Renzi si sta sottoponendo. Credo che sia un errore politico che è indotto dal nostro coordinatore regionale di Aria, Davide Faraone, che non ha ben concertato sul territorio queste presenze, e questa sarà una questione che solleveremo, immagino, già domani, già dopo il ballottaggio, perché così come sono andate le cose per la Renzi a Messina e in Sicilia non si può più andare avanti. Ci verrà attribuito probabilmente, come pare già da alcuni messaggi che arrivano, la sconfitta del candidato centrosinistra. Dice, non, mi arrivano messaggi, arrivano a me, ai amici, in cui si dice non vi accollate la sconfitta del centrosinistra. Io vorrei dire semplicemente che da amici del partito, della coalizione, sì, a cui vorrei garbatamente rispondere che il centrosinistra è una grande famiglia, ma deve saper decidere come una grande famiglia. Non può ricordarsi di avere dei figli soltanto due giorni prima dell'elezione, del ballottaggio, per cui garbatamente ricordiamo ai nostri elettori di votare secondo coscienza domenica al ballottaggio. Noi siamo buoni di partito, l'abbiamo detto, e non è questo il punto su quello che sarà il nostro voto domenica. Diciamo che però rappresentiamo al nostro elettorato la questione di questa mortificazione politica che stiamo subendo. Quindi ovviamente ognuno voti secondo quello che più ritiene utile e, come dire, consono al percorso che abbiamo seguito fino ad oggi. Non ci sentiamo di dover fare ovviamente un appello, anche perché non vogliamo cadere nel solito tranello di avete fatto vincere il centrodestra, avete fatto vincere il centrosinistra, così come sempre accade in queste elezioni. Certo è che la nostra è una questione politica che porremo con molta forza già da stasera a tutti i dirigenti nazionali del nostro partito. Posso? Sì, certo. È la stessa domanda che ho fatto prima fuori dalla conferenza stampa a Ciccio. Però al contrario, voi siete stati presenti ad una conferenza stampa in cui a Corinti presentava le vostre candidature come le sue candidature all'interno delle presidenze delle circoscrizioni. Quindi è chiaro che questa cosa è un po' in contraddizione con quanto state dicendo oggi. Voi chiedete al partito rispetto, però voi vi siete fatti sostenere dal candidato che al ballottaggio è avversario del vostro candidato. Io non so, Ciccio, come è no, poi non abbiamo avuto il tempo di rispondere bene, perché voglio dire, qui è giusta questa osservazione. Noi abbiamo fatto, intanto nasceva su un ragionamento politico che è stato chiaro, mi pare che sia stato dichiarato più volte anche in quella conferenza stampa. Noi stiamo avendo una capolina, però facendo da parte dell'avvocato del diavolo è chiaro che loro possono anche contraddirvi dicendo rispetto alla delle però non mi sto mettendo dalla parte, io sto dicendo loro potrebbero contraddirvi dicendo sì, però voi avete fatto questa cosa, quindi guarda, scusami, la questione io l'ho posta in una parola nella mia premessa. Il ricorso che faremo alla Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico deriva dal fatto che ci sono delle regole nei partiti, perché altrimenti, come dire, nascono i movimenti e si fanno le assemblee dove non si decide come è giusto che siano i movimenti. I partiti hanno delle regole, hanno degli statuti, e quegli statuti vanno rispettati. Bene, ad oggi, ribadisco e lo abbiamo già detto, tutte queste regole non sono state calpestate da noi. Sono state calpestate da coloro i quali rappresentano, a nostro avviso, in maniera non degna e sicuramente non legittima, il Partito Democratico a Messina. Perché, ribadisco, non nessuna direzione provinciale del Partito Democratico, unico organismo deputato e competente a decidere su liste, candidature e tutto quello che concerne una campagna elettorale, anche l'attribuzione del simbolo del Partito Democratico, anche questo, finanche l'attribuzione del simbolo, io c'ho dietro il simbolo del Partito Democratico perché è il mio partito, e il mio partito mi ha messo fuori da una campagna elettorale come presidente di circoscrizione che mi sarebbe dovuta toccare da statuto. E io ho dovuto vincere contro il mio partito
senza il sostegno del mio partito, perché qualcuno, non si sa chi, ha deciso che io non dovessi essere candidato, io come Alessandro Russo. Queste sono le questioni, e quindi le regole non le abbiamo calpestate noi, ma le ha calpestate chi oggi probabilmente non ha neanche cariche nelle segreterie del Partito Democratico. Ci sarà un contatto con Renzi per dire non scendere a Messina perché noi siamo stati trattati stiamo così? Ci spiegate, mi spiegate stiamo meglio come... Abbiamo canali per arrivare a Renzi già oggi per rappresentare meglio la situazione messinese. Forse lui non è ben a conoscenza del fatto che l'era Renzi è stata vista come un talebano da perseguire fino a stanarlo. No, l'abbiamo informato, ma è intervenuto purtroppo il segretario nazionale del partito che ha chiesto un gesto di responsabilità a Renzi. Epifani direttamente è intervenuto Epifani. Lupo ed Epifani. Lupo, il segretario regionale, il segretario nazionale, da diversi giorni. Vai a Messina a sostenere. No, a sostenere i candidati del centro-sinistra al ballottaggio. Scusate, ma questa vicenda partita dal genovese, insomma, quest'ala del PD, ha avuto una qualche intenzione nei vostri confronti o è semplicemente per avere il personaggio in questo momento più in vista del PD? Cioè, perché proprio Renzi e non Epifani? È stato perché? Scusa. No, ma dico, ma perché Renzi? Cioè, è una cosa rivolta a voi proprio per eliminarvi definitivamente? Ma dovrebbe venire domani. Guarda, io credo che sia più che altro il tentativo di chiudere veramente in bellezza, perché Matteo Renzi è. Che ne dica diciamo anche il Partito Democratico Messinese, che così felicemente se l'ha dato alle mani di Bersani fino a qualche mese fa, che oggi improvvisamente, applicando il metodo della cuius regio e il religio cambia, diciamo, nel breve giro di 25 cuius regio e il religio, diciamo, cambia. Ma diciamo, siamo abituati al PD messinese, siamo abituati alle regole di funzionamento del PD messinese. Noi non ci, però è così, vorremmo dire che vogliamo rassicurare i nostri compagni di partito che ci restiamo dentro questo partito e lo combatteremo fino a quando non vinceremo la battaglia politica. Questa è l'ennesima mortificazione a cui se Renzi venisse si presterebbe. Certamente. Quindi è intenzionale questo. Ma non credo che sia intenzionale rivolta all'area Renzi, perché non penso che pensi all'area Renzi in questo momento né genovese né dirigente del partito. Certamente mette in fortissima difficoltà l'area Renzi messinese. Ma io chiaramente non possiamo sapere se c'è intenzione o meno di ritorcersi ancora ulteriormente nei nostri confronti. Senz'altro, se così, se questa è la modalità con cui Renzi viene portato a Messina, è chiaro che è un calpestare la nostra dignità e la nostra azione politica. Detto questo, però, è chiaro ed evidente, a mio avviso, che non è quello che io rilevo, e che ponendo anche che ci sia stata la volontà da parte di chi governa il partito di coinvolgere un'area, certamente questo non era il modo migliore, no? È evidente, no? Cioè, noi non ne siamo al corrente, non la concordiamo, perché in un partito le cose si dovrebbero concordare. È normale che se noi veniamo a conoscenza dagli organi di informazione di una questione del genere non ci fa piacere, no? È evidente. Quindi non mi sembra anche molto furbo e intelligente questa mossa politica, perché per quanto possano inneggiare adesso tutti quanti su Facebook a Renzi, gli stessi che prima dicevano che noi eravamo degli appestati, come dire, non si aspettano una reazione di chi oggi e ieri lo ha sostenuto e oggi viene e continua a essere, come dire, messo al diciamo da parte, diciamo, se non ostracizzato nel Partito Democratico Messinese. La domanda che mi faccio è questa, la risposta è ovvia a mio avviso. Scusatemi, voi avete dichiarato che laddove aveste avuto la certezza di questo arrivo di Renzi avreste poi preso una posizione netta. Adesso Alessandro dice noi chiederemo a Renzi di non venire. Dopo Ciccio continua a ripetere, da mesi lo fate entrambi, che comunque voi siete uomini di partito e restate all'interno del PD. Allora c'è un'area del PD che vi ha assolutamente mortificati in questi mesi, ed è inutile cercare degli altri eufemismi, perché vi hanno mortificati in tutti i modi nonostante il vostro attivismo. Se anche il vostro capofila facesse la stessa cosa, quindi rifiutando la vostra proposta di non arrivare a Messina e continuasse a mortificare anche lui il vostro operato e il vostro attivismo, voi che cosa fareste?
È chiaro che sono tutte delle battaglie che conduciamo dentro il partito, è normale. Noi prenderemo atto del fatto che Renzi percorre un altro percorso rispetto a quello di 6 mesi fa. Non potremmo più essere ovviamente rappresentati da questo mondo per i politici. Se noi abbiamo seguito Renzi, è perché abbiamo seguito un suo modo di fare politica alternativo al modo in cui il PD messinese conduce la politica, per intenderci. Forse lui questo ancora non l'ha ben chiaro quando verrà a Messina, noi lo stiamo cercando di rappresentare in extremis adesso. Se ci riuscirà e lo comprenderà, non verrà, se è persona minimamente intelligente, e lo è, per come l'abbiamo conosciuto. Se invece non lo comprenderà e farà prevalere ovviamente le ragioni politiche contro la sua area, andrebbe contro all'ultimo appello della Leopolda 2012, che l'anno scorso chiuse in questo momento, esattamente citando le parole del territorio, dicendo che se soltanto uno solo dei propri membri, dei membri della sua area, fosse stato toccato dai maggiorenti dei vari partiti del territorio, lui avrebbe reagito come un solo uomo, come un solo corpo, nel difendere questo membro nella lontana e remota periferia. Questo sta accadendo non soltanto con uno dei suoi membri, ma sta accadendo con un'area che per 9 mesi ha portato la sua faccia e lo ha portato, credo, anche abbastanza degnamente, rappresentando un modo completamente diverso di certo partito di Conradi a Messina. È chiaro che se dovesse essere così assumeremo delle conseguenze chiare e nette, come le stiamo assumendo oggi. Noi oggi stiamo dicendo, rischiando anche, perché è stato chiesto da Epifani che Renzi venisse a Messina, che Renzi assolva effettivamente pienamente al ruolo di ideatore, di innovatore della politica, anche in queste circostanze, cioè dando un segno di speranza anche a coloro i quali credono ancora a lui come un uomo pulito nei confronti delle dinamiche di partito, e parlando chiaro rispetto alla dirigenza messinese, perché non comprenderemmo altrimenti, se non con altro tipo di logiche, la sua vita a Messina, nonostante fosse a conoscenza di quello che sta avvenendo sul territorio.